Bene, beh. Intanto buongiorno a tutti di nuovo. Io, come ha detto Caterina, insomma, sono una psicologa dello sport e quindi e credo molto nel network professionale, nello scambio con altri professionisti. Perciò occasioni come queste in cui si incontrano diverse discipline appartenenti al mondo dello sport e della scienza dello sport è sempre, insomma, per me interessante e poter contribuire e poter portarvi la voce anche della psicologia dello sport. In particolar modo io sono una consulente, quindi lavoro con atleti per la prestazione sportiva, però gli ultimi 3 anni sono stati dedicati, per quello che mi riguarda, ad un tema che è appunto quello dell'infortunio sportivo, che è un tema che ha incontrato la mia totale passione professionale e a cui ho dedicato, diciamo, proprio molto del tempo professionale grazie a un dottorato che ho svolto presso l'Università di Chieti Pescara, Università d'Annunzio. Questo dottorato è un dottorato in medicina traslazionale, ma perché sottolineo questo aspetto? Perché la medicina traslazionale va a individuare in particolar modo quelli che sono i ponti tra la ricerca e la pratica, che poi è la cosa che per me come consulente è interessante, nel senso è interessante studiare e avere degli input, ma chiaramente avere e capire come questi input hanno una valenza anche dal punto di vista applicativo, in particolar modo, insomma, nell'ambito dello sport questo è decisivo. Perché avere dei dati e poi capire come poterli utilizzare, come poter lavorare tridimensionalmente con i nostri atleti è fondamentale. Vedrete delle slide in inglese proprio perché, insomma, il nostro appuntamento è internazionale, però lo speech sarà in italiano. Farò riferimento, come ha detto Caterina, a uno dei tanti studi che abbiamo fatto all'interno del nostro gruppo di ricerca. È un paper open access, quindi lo potete trovare tranquillamente online. In ogni caso, insomma, qui c'è la mia mail per qualsiasi cosa, insomma, se non lo trovate o qualsiasi altra informazione. In particolar modo mi preme fare un piccolo passo indietro, ma solo per poter apprezzare meglio quello che è il contenuto dello studio, che è uno studio molto ricco, quindi ho dovuto fare una selezione ricca in termini di complessità e di tanti aspetti che possono essere visti e analizzati. Facendo un passo indietro, parlando proprio di infortuni sportivi, credo che chiunque lavori nel contesto sportivo, si renda conto di quanto sia un tema trasversale e che è molto vicino al contesto sportivo perché fa parte, è una componente naturale del mondo dello sport. Non ci sono grandi studi epidemiologici in Italia, merito, ma sicuramente la sua frequenza è altissima e proprio per questo un'attenzione a questa dinamica viene richiesta da chi si occupa e chi lavora nel contesto sportivo, soprattutto perché ha delle conseguenze nel breve ma anche nel lungo termine e non solo impattando nella performance, che è magari la cosa che ci interessa all'inizio, ma anche la carriera dell'atleta e in linea generale il suo benessere. Quindi ha una potenza in termini di influenza non solo sul breve raggio ma anche sul lungo raggio. Non è mai solo una questione individuale, perché ha anche delle conseguenze sul piano più sociale in termini di club e quindi la prestazione che può avere il club durante quella stagione, ma se volessimo essere, insomma, un po' più specifici, la conseguenza può essere anche sul piano un po' più ampio di comunità. Pensiamo a tutti i costi economici, per esempio, che possono essere correlati alla presenza e anche alla qualità con cui un certo tipo di infortunio, insomma, viene riabilitato o comunque favoriamo quel ripristino nel nostro atleta di un rientro, insomma, efficace nell'ambito del contesto sportivo. Quando si parla di impatto, ovviamente a noi vengono sempre più alte le antenne perché chiaramente i nostri atleti sono al centro del processo, per cui se c'è qualcosa che può avere un impatto, è qualcosa su cui merita soffermarsi. Negli ultimi anni la parte scientifica ha analizzato tanto quelli che sono stati e quelli che sono i fattori psicologici coinvolti, quello che è il peso dei fattori psicologici coinvolti. Prima ascoltavo il contributo di Carlo, che saluto intanto e che ha dato tantissimi assist, mannaggia te, perché devo coprirli, vorrei provarli a coprire tutti, ma proprio evidenziando come la parte psicologica entra in grande misura su tutto quello che è il tema dell'infortunio. E
stato sempre più visto quanto il suo contributo, il contributo di questi fattori, non è solo all'inizio dell'infortunio, quindi per esempio come una predisposizione al rischio. Sappiamo che è lo stress l'elemento psicologico che più ci predispone al rischio di infortunio, ma si è visto un ruolo di questi fattori durante tutto il corso del processo dell'infortunio. In particolar modo, negli ultimi anni sono stati analizzati quelle che sono le influenze, le caratteristiche nel post-infortunio, che possiamo concettualizzare come un continuum di fasi tra loro strettamente intercorrelate. Ovviamente questo continuum non si verifica in maniera rigida, ma sono fasi che vanno una sull'altra, si sovrappongono. Solo per una questione di chiarezza e di categorizzazione possiamo un po' separarle. Quindi la fase acuta, la fase della riabilitazione, la fase del ritorno allo sport. La riatletizzazione è un cavallo, no? Tra ri la riabilitazione e il ritorno allo sport. La cosa interessante è stata che ovviamente ultimamente è stata studiata e concettualizzata meglio la fase del ritorno allo sport, perché era una fase poco chiara dal punto di vista temporale, ed uno studio molto interessante, che è un consensus statement del 2016, separa tre diverse fasi, che appunto sono il ritorno alla partecipazione, alla competizione, alla prestazione. La differenza tra gli ultimi due step riguarda, nell'ultimo caso, il raggiungimento di un livello prestativo simile o superiore al livello del pre-infortunio. E per chi lavora con un professionista è fondamentale questo, perché magari a basso livello, dove il basso non intendo in termini valoriali, ma proprio in termini di posizionamento, insomma, del lavoro anche e della serie in cui si gioca, spesso il ritorno alla competizione coincide con il ritorno alla prestazione. Nel ritorno, invece, nel caso invece del professionista, è talmente ovviamente ricca di specifiche e di conoscenza anche la nostra prestazione, dal punto di vista motorio, ma non solo, per cui questo gap è un gap in cui spesso gli atleti che spesso si trovano a vivere, e in cui personalmente ho incontrato tanti atleti che, diciamo, sono tornati in gara, ma ancora non sono tornati alla prestazione. Questa visione chiara ci aiuta per lavorare meglio. Ovviamente ogni fase è caratterizzata da specifiche sfide per l'atleta. La cosa interessante è che non esiste un unico pattern, cioè non esiste un unico modo con cui l'atleta reagisce, perché ci sono tanti fattori individuali che fattori situazionali. Ma quello che è certo è che ogni fase prepara quella successiva. Quando intendiamo che prepara quella successiva, significa che può favorirla oppure ostacolarla. Quindi, da professionisti, avendo chiaro quello che è l'intero framework temporale, bisogna ricordare che il lavoro fatto in ogni fase va a preparare quella successiva, e la qualità di ogni fase determina anche la qualità della successiva, tant'è vero che il ritorno allo sport è largamente influenzato, questo penso sia chiaro a tutti, dalla qualità dei precedenti passaggi, di come sono stati vissuti, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista psicologico. Recentemente, ancora di più in dettaglio, la ricerca si è focalizzata sulla fase del ritorno allo sport, che è stata una fase a cui è stata data un po' meno attenzione. Un po' si pensava che, finita la riabilitazione, la riatletizzazione e il ritorno in campo, l'atleta fosse già pronto, no? Fosse già effettivamente tornato. E questo è un qualcosa che gli atleti ancora vivono non avvertendo o non leggendo in maniera chiara questa cornice temporale. Invece, il ritorno allo sport, inteso proprio come completamento il ritorno alla prestazione dopo un infortunio, si estende un po' a livello temporale, per cui questo ha dato il via a studiare ancora di più questa fase. C'è stato anche un altro particolare negli anni che è emerso: il fatto che, a fronte del raggiungimento di tanti criteri diagnostici o comunque di buone funzionalità fisiche da parte degli atleti, sono tanti studi che evidenziano come una larga percentuale, o comunque una percentuale significativa di atleti, comunque non riescono a ritornare ad
ad un ritorno allo sport che sia sicuro, che sia produttivo. E si aggiunge anche il termine enjoyable, cioè dal punto di vista emotivo, ma non solo, che sia piacevole, cioè che sia in linea anche con le proprie motivazioni, quindi che sia un passaggio che effettivamente l'atleta sente ben riuscito, di qualità. A fronte di questo è stato evidenziato quanto la prontezza fisica in realtà non necessariamente coincide con la prontezza psicologica. Non necessariamente significa che magari una viene prima dell'altra. Molto spesso si pensava che fossero in contiguità o comunque si desse meno importanza a quella psicologica. In realtà sono due tipi di prontezze che vanno entrambe monitorate e vanno anche entrambe lavorate nel corso della riabilitazione fino al ritorno allo sport. La non coincidenza tra questi due termini ha dato un ulteriore avvio anche in ambito psicologico ad analizzare quelli che sono i fattori psicologici coinvolti nel ritorno allo sport. Esistono tantissimi modelli. Ora, non vi preoccupate, non volevo fare una lezione magistrale, quindi ho portato solo questo modello, ma perché è un modello estremamente utile dal punto di vista applicativo. È un modello del 98, è un modello di matrice americana, The Integrated Model of Psychological Response to Sport Injury and Rehabilitation Process, proprio perché evidenzia, diciamo, la linearità e la continuità di cui parlavamo. Andiamo a vedere proprio in breve cosa ci dice questo modello. Questo modello parla di tre aspetti principali, ovvero una valutazione cognitiva, una risposta emotiva e una risposta comportamentale. Ad essere protagonista la valutazione cognitiva, cioè come il nostro atleta vive quella determinata situazione, legge quella determinata situazione. Come potete vedere, all'interno della valutazione cognitiva vanno ad inserirsi sia fattori personali che fattori situazionali. Fattori cioè che sono sia di matrice diciamo legata all'infortunio, per esempio, ma anche all'età, alla storia del nostro atleta, ma ovviamente anche fattori legati al tempo in cui avviene, il tempo della stagione in cui avviene l'infortunio o al ruolo che il nostro atleta riveste. Questi fattori confluiscono nell'interpretazione che il nostro atleta dà all'infortunio e ne segue una certa risposta emotiva e una certa risposta comportamentale, ad esempio l'aderenza al trattamento. Queste risposte psicologiche variano altamente lungo il percorso riabilitativo. Ovviamente ci sono infortuni che richiedono una riabilitazione molto breve e altri che ne richiedono una riabilitazione molto lunga, quindi questa è un'ulteriore via di differenziazione. Ma la cosa interessante è che come queste risposte psicologiche variano nella riabilitazione, hanno un impatto diretto su quelli che sono gli outcome riabilitativi, tra cui appunto la prontezza psicologica, ma non solo, proprio l'efficacia, della riabilitazione, quindi una qualità buona di ritorno allo sport. Da qui sono nati una serie di studi. Andiamo un pochino più in dettaglio. Quello di cui vi parlo oggi è uno studio che ha richiesto circa un anno e mezzo di lavoro, due, è stato editato a febbraio dell'anno scorso e ha visto la compartecipazione di tre università, quella da cui vengo, poi quella americana di Salt Lake City e l'università di Halmstad, l'università svedese. E soprattutto ha chiesto la partecipazione di tanti di voi che sono stati ampiamente stressati da me, dalla sottoscritta, per chiedere una compartecipazione e un aiuto a lavorare e a cercare anche gli atleti. Proprio perché vedete essere un protagonista è il basket, visto che si tratta di una ricerca su atleti di top level, quindi Serie A1 e Serie A2, della nostra disciplina sportiva specifica. Prova a raccogliervi velocemente alcune caratteristiche metodologiche di questo studio che aveva essenzialmente due scopi. Il primo era quello di esplorare l'esperienza di atleti professionisti che sono tornati in maniera, diciamo, con successo allo sport. Questo perché tanti studi sono di tipo qualitativo, ma capire quella che è la percezione degli atleti è fondamentale. Per me è fondamentale, è veramente basilare, tant'è vero che
il prossimo studio che viene fatto è stato fatto e sarà fatto sull'esplorare la percezione dei professionisti che lavorano con l'atleta. In questo caso ci fermiamo agli atleti per capire qual è il loro punto di vista sull'esperienza del ritorno, ma anche su quelli che sono stati i fattori psicologici e comportamentali che hanno favorito o ostacolato un ritorno alla prestazione. Queste interviste sono state condotte in riferimento a tre periodi, particolari. Un primo periodo che andava dall'inizio della riabilitazione alla prima gara ufficiale, un secondo che riguardava la prima gara ufficiale, quindi l'esperienza della prima gara ufficiale, e un terzo che riguardava, diciamo, i 6 mesi seguenti alla prima gara ufficiale. Questi alcuni criteri di inclusione, ovviamente i criteri che seguono anche la parte, insomma, evidence-based, quindi si faceva riferimento a un infortunio severo, inteso come un infortunio che prevede un'assenza di più di 28 giorni dalla practice, dagli allenamenti. Erano già tornati questi atleti, quindi è stata ovviamente un'analisi retrospettiva. Questo costituisce un po' il limite, però ci dà modo di apprezzare dall'inizio alla fine, non solo quindi al ritorno in campo, ma a mesi successivi al ritorno in campo, quello che effettivamente l'atleta ha vissuto e ha esperito. Tutti i dati sono stati poi gerarchizzati, è stata condotta una classica analisi qualitativa, quindi sono stati individuati dei dati generali, dei dati di ordine superiore e delle dimensioni generali. Questo, molto velocemente, il campione. È un campione piccolo, ma per un'analisi qualitativa comunque risulta significativo dal punto di vista della ricerca. Molto targettizzato, quindi siamo andati su atleti maschi di altissimo livello, che avevano vissuto infortuni di varia tipologia, e questo potrebbe essere un altro limite dello studio che bisogna tenere in considerazione per come dire, l'utilizzo dei dati, ovviamente, però con diverse tipologie di infortuni e diverse anche tipologie di tempistiche di assenza. E sono stati raccolti circa 107 pagine di intervista e analizzate 545 porzioni di frasi che avevano al loro interno dei riferimenti significativi agli aspetti psicologici o comportamentali in funzione dell'obiettivo che ci eravamo posti. Questo è un esempio di quello che è proprio in dettaglio la raccolta del dato. Questo in particolar modo fa riferimento al secondo periodo. Non vi ho portato però i dati espressi così perché sono molto lunghi da leggere e insomma chi vorrà sarò ben lieta insomma di poi parlarne o discuterne dopo anche aver letto l'intero paper perché ci sono tanti spunti. Ve li ho presentati in modo tale da renderli fruibili. In particolar modo, durante il primo periodo, cioè dall'inizio della riabilitazione alla prima competizione, gli atleti hanno evidenziato alcuni aspetti, alcuni fattori che sono risultati particolarmente significativi per un ritorno poi in futuro efficace. Il primo che è stato analizzato ed è stato in termini di importanza riportato a tutti gli atleti è stato il supporto sociale. Sono state, vedrete, evidenziate tantissime dimensioni generali. Io ho scelto di evidenziarne alcune proprio per un ordine di tempo, ma sono tutte molto significative. Il supporto sociale, ho deciso di evidenziarlo perché, come vedete, il maggior numero di supporto sociale percepito dagli atleti proviene dallo staff. E questa è un'informazione molto importante. Vi metto anche via via delle implicazioni pratiche. In particolar modo, gli atleti riportavano che questo tipo di supporto aveva principalmente tre ordini di funzione. Una funzione di informazione, quindi dare feedback, per esempio, ma anche non solo sull'esecuzione ovviamente dell'esercizio, questo era un po' più tecnico che riconosciamo come di default, ma anche sull'intero processo riabilitativo, cioè fornire ed aiutare l'atleta ad avere un quadro chiaro di quello che è il processo della riabilitazione. Ricordiamoci che la maggior parte degli atleti spesso fa coincidere la prima gara ufficiale anche con il ritorno effettivo, cosa che abbiamo visto insomma essere invece molto più prolungato nel tempo.
Un altro tipo di supporto che veniva evidenziato era un supporto emozionale, questo penso vi sia chiaro, quindi nel dimostrare empatia, nell'essere vicino ai nostri ragazzi, e di tipo motivazionale, soprattutto nel supportare, perché anche è molto faticoso lavorare con un atleta infortunato, però siamo lì, insomma, per quello, e sostenerlo nel gestire i setback tipici, del percorso riabilitativo, soprattutto un percorso molto lungo. Ricordiamoci questo, che ogni infortunio è diverso, ma un infortunio molto lungo, come può essere quello, per esempio, da un crociato, dalla ricostruzione di un crociato, porta l'atleta a spendere tanto tempo con i professionisti, magari lontano dalla squadra. Quindi il professionista è anche un collante fondamentale per il progetto sportivo, che comunque continua in essere. Altra cosa che vorrei sottolineare di questa fase è sicuramente l'importanza che è stata data all'investimento in termini temporali e di impegno alla riabilitazione e al programma poi successivo di riatletizzazione, enfatizzato tantissimo dagli atleti, ma si tratta di atleti professionisti, quindi questo possiamo pensare che è anche un discorso di educazione, no? E di tipologia di lavoro, e le risorse di coping, sia risorse sia strategie, quindi sia tratti più personali, per esempio l'essere ottimista, l'essere paziente, ma anche delle strategie, ad esempio avere anche altri hobby rispetto allo specifico contesto sportivo, proprio perché spesso, insomma, in quel momento siamo fuori da quella situazione. Il secondo periodo è un periodo molto ricco, sebbene sia molto breve, perché riguardava proprio l'esperienza provata nel corso della prima competizione. In rosso vedete quegli aspetti che appartengono a un'esperienza proprio negativa, cioè quell'atleta che, quei fattori che l'atleta ha sentito essere più presenti e che hanno impattato in una percezione un po' più negativa, o comunque meno funzionale del suo ritorno. Come a dire, quella prima gara sì, è stata bella ed è stata interessante ed è stata funzionale ed efficace, più che bella, dal punto di vista prestativo per alcuni aspetti che sono quelli in nero, ma c'è stata una predominanza di aspetti invece che hanno impattato in senso leggermente negativo. Il primo e più forte è stato quello di un basso livello di confidence, cioè di percezione di capacità di eseguire le proprie abilità in campo, cioè sentirsi per esempio più lenti o sentirsi, non lo so, spesso l'atleta mi dice, generalmente vedo delle cose che in quel momento durante la prima gara mi arrivano molto più lente o non riesco ad eseguire alla stessa velocità con cui sarei in grado o sarei stato in grado. Questo per un professionista è abbastanza ovvio, lo capisco, per un atleta un po' meno, cioè è un impatto che deve verificare, perché per quanto si possa allenare, per quanto si possa anche preparare, chiaramente è l'impatto con la prima gara che dà un po', diciamo, un registro di considerazione, cioè tracciamo una linea e vediamo un po' dove effettivamente siamo durante, proprio nella specifica situazione prestativa. Vedete anche due aspetti importanti, sempre sulla confidence, che riguarda la confidence nel processo riabilitativo. Cioè tutti gli atleti, comunque, 8 su 10 significa che 8 atleti e 10 sono invece stati il numero di, dati riportati globali. Però 8 atleti hanno evidenziato l'importanza di sentire che il proprio percorso riabilitativo era stato valido, era stato efficace. Non solo riabilitativo, ma anche la riatletizzazione, chiaramente. Cioè tutto quello che li hanno condotti alla prima gara. E questo è un punto fondamentale che poi ritroveremo successivamente, su cui ritornerò in seconda battuta. Proprio per scegliere alcuni aspetti, come vedete, ovviamente c'era una percezione un po' più bassa, disfunzionale delle caratteristiche fisiche, spesso anche perché l'atleta modifica delle caratteristiche durante la riabilitazione, ad esempio aumenta una massa muscolare, per cui deve ritrovare nel contesto prestativo, e anche una esecuzione specifica delle abilità in campo. Chiaramente un conto è allenarsi, un conto poi è rientrare in gara. C'è anche una situazione che alcuni atleti hanno riportato, che già fin dalla prima gara si sentivano perfettamente performanti. Però è un dato su cui bisogna fare attenzione, perché poi gli stessi riportavano come nelle fasi successive, cioè nelle gare successive, questa cosa andava un po' riassestandosi. È come dire,
bisogna considerare il trend delle prime partite, non la prima partita, perché la prima ci può essere una adrenalina, un overbombing emotivo, ma anche una focalizzazione su altri aspetti che non danno, diciamo, che può non dare un registro chiaro, un registro autentico di quello che è il livello prestativo del nostro atleta. Quindi a livello sto parlando sempre di percezione personale, ovviamente. E un altro aspetto che voglio sottolineare, perché prima Carlo ne ha parlato tantissimo, quello dell'attenzione, cioè questi atleti riportavano un alto livello di focusing di attenzione selettiva sul gioco e un basso livello, solo due ne lo riportavano, su quello che era la parte del corpo infortunato. E questo è un punto fondamentale perché l'attenzione guida i processi prestativi. Probabilmente questo livello molto alto è anche legato alla qualità del campione, perché essendo molto alto il campione, alcune caratteristiche, magari come quello dell'attenzione, sono già allenate, ma anche perché hanno la possibilità di lavorare con bravi professionisti. Un professionista che lavora in riabilitazione e riatletizzazione fa sempre più attenzione anche a dove l'attenzione si colloca, perché ovviamente l'attenzione durante una certa fase di riabilitazione è molta sul corpo, sull'interno, sulla parte infortunata, e poi è richiesto uno shiftaggio di questa attenzione affinché possa essere funzionale, quindi uno shiftaggio a quelli che sono gli elementi del gioco piuttosto che gli elementi del corpo. Molti di questi atleti poi riportavano un'attenzione invece un po' più sul corpo durante la practice, durante l'allenamento, e questo insomma è anche coerente perché, come dire, in quel momento bisogna prenderci un po' le misure, mentre nel gioco è come se ovviamente l'attenzione shiftasse in modo funzionale, in modo prestativo, quindi buono. Un'altra attenzione, anche se non l'ho sottolineato, sono sulle le aspettative di prestazione. Tutti questi atleti hanno riportato come, grazie ai loro professionisti con cui avevano lavorato, le aspettative di prestazione erano abbastanza coerenti, sebbene insomma, poi la percezione fosse emotiva di confidence non altissima, però era un po' come se i loro professionisti, garantendo una, diciamo una divulgazione di informazioni in merito allo scenario possibile che questi atleti avrebbero incontrato, li hanno un po' aiutati nel costruire queste aspettative. Questa è una parte fondamentale che potete lavorare. L'ultima fase riguarda gli ultimi 6 mesi della riabilitazione, 6 mesi, scusate, dalla prima gara insomma, ai 6 mesi successivi, quindi un lungo tempo dove l'atleta insomma ritorna alle varie gare, quindi è possibile verificare un trend di gara più ampia. Anche qui ci sono esperienze e esperienze, alcuni ritornano a metà stagione, alcuni ritornano alla fine. Questi atleti sono stati anche selezionati perché avevano avuto poi modo di rientrare effettivamente per 6 mesi. La cosa che emerge più forte è ovviamente l'aumento di confidence nel corso di questi mesi. Tant'è vero che, e sebbene ci siano ancora qualche atleta che riporta qua e là, soprattutto nelle prime due gare, un livello di confidence non così alto, molti riportano un'ascesa di questa dimensione psicologica nel corso di questi 6 mesi, parimenti alle esecuzioni, alle capacità di eseguire, ma anche, se vedete, una sottolineatura rispetto alle coping skills, perché lavorare nel periodo, diciamo, già rientrare in gara e lavorare per essere performanti è tutt'altro che facile per un atleta, perché significa riguadagnare, riallenarsi alla gara, ed è un concetto che ancora è poco vissuto dagli atleti. Invece, insomma, bisogna aiutare a portarli ad estendere questo frame e quindi estendere anche il tempo in cui loro possono lavorare per raggiungere queste competenze, questi livelli prestativi. Ovviamente per un atleta professionista il livello prestativo fa la differenza, perché insomma è quello a cui è chiamato, perciò per noi è un indice particolarmente significativo. Ho provato a riassumervi tantissime dimensioni, capisco di essere andata un po' di corsa, spero di avervi dato qua e là delle informazioni. Se volessimo prendere dei take home message, il primo è sicuramente quello di considerare e aiutare a far vivere l'atleta il ritorno allo sport come un processo che è tutt'altro che lineare, molto caratterizzato da up and down, ed è sicuramente un processo multifattoriale in cui possono essere vissute sia esperienze positive che esperienze negative. Chi ha vissuto un infortunio lo sa, che possono durare tempi, mesi, tutt'altro insomma che settimane, quindi è un'esperienza
sofferenza lunga dove sono coinvolti sia fattori fisici ma anche fattori psicologici e sociali, e nel sociale metto tanto dentro il professionista, perché la qualità con cui il professionista lavora aiuta tantissimo l'atleta ad avere una qualità di un ritorno allo sport, che è quella insomma che vogliamo tutti, quindi alta, efficace, produttiva, sicura. Queste caratteristiche occorre cercare. Cosa è importante fare? È importante prestare attenzione a questa fase di transizione, perché è una fase che solitamente in passato è stata data, a cui solitamente è stata data poca attenzione, comunque minore attenzione. Ora sta raggiungendo, sta ampliando, molti professionisti già stanno facendo grande attenzione a questo. Per quello che riguarda il nostro ruolo, magari il preparatore fisico è quello che proprio vive sul campo questa transizione, quindi siete quelli che più di tutti hanno la possibilità di verificare. È molto importante fornire all'atleta un supporto che sia emotivo, ma non solo, motivazionale e informativo. Molti degli atleti possono agevolare tantissimo dal aiutare loro a creare, ad avere uno scenario chiaro di quello che è il ritorno allo sport, ad estendere, cioè non solo ritorno allo sport come ritorno alla prima gara, ma un ritorno alla prestazione che richiede tempo oltre la prima gara. Questo gli aiuta anche a ridurre alcune preoccupazioni che possono avere durante il primo passo in campo, e ovviamente ad incrementare quella che è la consapevolezza da parte dell'atleta, e quindi ad avere delle aspettative realistiche. È molto importante che il professionista possa lavorare e incrementare l'aderenza al trattamento, quindi sì a dei goal setting, sì all'uso di strategie comunicative, parlo di strategie perché devono essere comunicazioni aderenti al ruolo, che possono aiutare il nostro atleta a stare nel processo, soprattutto perché sono tanto alti i setback, specialmente in riabilitazioni lunghe. Una cosa di cui usufruisce tantissimo l'atleta è l'aiuto che il professionista può dargli nel leggere i miglioramenti. A volte l'atleta ha difficoltà a leggere dei piccoli miglioramenti che noi sappiamo essere funzionali al grande miglioramento, quindi adeguarsi e aiutare l'atleta a leggere tutto il processo. Gli atleti con cui lavoro sentono, mi riportano spesso quanto beneficino e quanto siano utili le indicazioni, la trasparenza e le informazioni che il professionista dà all'atleta. Quindi bisogna farlo con grande cautela, ma cercare di rendere l'atleta consapevole, aiutando a crescere la sua confidence. Confidence significa tante cose. Ricordiamoci che è una dimensione, è un costrutto multidimensionale, e fondamentale è la percezione di quanto io sono in grado di eseguire, per cui anche la scelta di alcuni esercizi è fondamentale piuttosto che altri, ma anche confidence nella propria parte, cioè del corpo infortunato, cioè quanto sentiamo che abbiamo effettivamente recuperato, e una fiducia in tutto il percorso riabilitativo. Io ho messo harder efficacy perché è un costrutto poco studiato, ma una cosa che fa la differenza è quanto l'atleta ritiene e avverte sia alta la competenza, la qualità professionale del professionista, quindi non solo la nostra formazione ma anche l'environment, cioè dove lui lavora, e questo ha un impatto tantissimo sul ritorno allo sport, per cui occorre fare attenzione a questi aspetti, a come noi ci poniamo, come noi lavoriamo, e gli aggiornamenti anche su tutti questi vari fattori. Ovviamente l'atleta rimane al centro del processo, perché accanto al professionista è fondamentale incoraggiare l'utilizzo delle sue risorse di coping, perché l'atleta ha un ruolo cruciale, e prima individua l'importanza di questa crucialità di ruolo grazie agli inviti da parte nostra, alla sua consapevolezza, alla sua partecipazione, prima riesce a essere ad un atleta che a livello fisico e psicologico gestisce, prende e diventa padrone, tra virgolette, o perlomeno coprotagonista del processo di riabilitazione. Ultimi due spunti, perché sono andata un po' più lunga, chiaramente tutto all'interno di un percorso di collaborazione con altri professionisti. Fate estremamente attenzione alle comunicazioni, alle chiarezze tra i vari passaggi, proprio perché ogni passaggio poi determina la qualità dell'altro, e all'atleta deve arrivare una coerenza progettuale.
Gli ultimi due passaggi, come dicevo, riguardano la significatività dell'atleta, cioè che ogni atleta è diverso, ogni atleta è unico e questo rimane forse la cosa più stabile e più coerente in tutti i percorsi professionali che si occupano di riabilitazione. Per cui se c'è una cosa che occorre sempre ricordare è che l'atleta infortunato non è un corpo infortunato, ma primariamente una persona infortunata. Questa è una slide con cui chiudo sempre. Mi rendo conto che la maggior parte dei protagonisti professionali vive in questo modo l'approccio con l'atleta. Una cosa sempre importante da ricordare è perché ci abbiamo e abbiamo sempre davanti una persona, prima di tutto. Quindi una considerazione in questo senso, in questa prospettiva, a mio avviso, insomma, non deve mai mancare. Grazie. Vediamo mentre recuperiamo Caterina, ti giro alcune delle domande che sono arrivate sull'intervento. Allora, la prima è: quante volte durante la settimana useresti il well-being questionnaire? E in particolare anche legato a quello che è il calendario tipo del giocatore di pallacanestro. Ok, nell'utilizzo dei questionari, perché poi ce ne sono tantissimi, no? Bisogna sempre fare delle considerazioni etiche, cioè verificare anche proprio l'atleta, il bisogno dell'atleta, non sovraccaricarlo di alcune informazioni e di alcune richieste. Quindi è importante farlo, a mio avviso, coerentemente con il progetto che ciascuno di noi ha e anche coerentemente con quanto abitualmente viene utilizzate alcuni strumenti, no? Per cui al di là dello strumento, c'è cioè poi la tridimensionalità con cui vengono utilizzati i dati che si ricava dallo strumento e tiene in considerazione sempre anche della modalità con cui appunto noi abitualmente somministriamo e anche dei costrutti che andiamo ad analizzare. Questo è uno, però ce ne sono tantissimi altri questionari. Con un atleta infortunato bisogna fare sempre attenzione alla storia, cioè a quello che sta avvenendo. Per cui non c'è una risposta unica, ma c'è sempre da considerare quello che è l'obiettivo, quello che è il momento e anche il modo con cui noi somministriamo. Nel momento in cui somministriamo è sempre importante poi fare delle restituzioni all'atleta, cioè fare uscire dalla percezione che sia un dato, ma che sia un dato che noi utilizziamo. Quindi non solo come, non solo quando, anzi, ma primariamente come. E, altra domanda su quello che riguarda appunto le valutazioni. C'è il momento dell'operazione chirurgica che spesso è uno dei momenti più critici. Ci sono delle evidenze su quello che riguarda gli outcome post-chirurgici. Come tutto quello che è il tuo approccio, come va a gestire quello che è il momento dell'intervento anche con considerazioni sul pre-intervento e quello sulla riabilitazione? Guarda, personalmente ti riporto la mia esperienza, ovviamente, cioè è molto diverso da atleta a atleta, perché ci sono alcuni atleti che lavorano già da prima, magari all'interno di una preparazione mentale, quindi anche di un lavoro specifico sulla gestione dell'infortunio, no? E questi stessi atleti, ad esempio, sono persone che magari non vedono l'ora che avvenga l'operazione, perché dipende veramente dal caso specifico. La cosa importante è, come dire, ragionare step per step, quindi far focalizzare l'atleta su quelle che sono le necessità in quel momento, mantenendo da parte del professionista una lungimiranza, quindi vedendo sempre quello che è necessario, però quando poi siamo a lavorare nel contesto specifico della riabilitazione, scusa, dell'operazione, bisogna vedere come l'atleta ci arriva, perché veramente ci sono alcuni atleti che non vedono l'ora di eseguirla, altri per cui si innalza la paura, altri per cui si innalza la preoccupazione del futuro. Se si sente l'atleta all'interno di un contesto, di un network professionale di qualità, si abbassa nettamente la percezione anche di, come dire, non paura, perché è chiaro che c'è la paura rispetto all'intervento, però di preoccupazione rispetto al futuro. Quindi è proprio un percorso di come uno arriva, come lo gestisce, quello che poi lo aspetterà, in termini soprattutto di environment. Anche perché io ritengo davvero che è molto importante il ruolo del professionista, quindi conoscerci tra i vari professionisti, collaborare, ciascuno con il proprio
assetto, ciascuno con le proprie competenze, no? Questa integrazione non è sempre semplice. A volte all'interno di uno staff non ci sono tutte le figure, quindi creare anche un network di questo tipo è funzionale per l'atleta. Quando io, per esempio, lavoro con un atleta e non sono all'interno di uno staff ufficiale, cerco di chiedere innanzitutto all'atleta se mi dà la possibilità di collaborare, perché chiaramente se ho una consulenza privata c'è un discorso di privacy per cui non posso bypassare l'atleta. Quando c'è una collaborazione, comunque un via libera da parte dell'atleta, si cerca, diciamo, un'integrazione. Un altro consiglio che do spesso all'atleta è di, nei tempi precedenti alla riabilitazione, anche proprio costruire e capire dove andremo a lavorare, non cosa faremo, ma capire con chi lavoreremo, se ci sono delle persone di riferimento, perché a volte non ci sono. A volte, ovviamente nelle squadre di alto livello ci sono, ma non è detto che tutti gli atleti ne abbiano a disposizione. O pensiamo se avvengono in off-season, dove non sempre è garantito all'atleta quel percorso comunque, no? Alcune squadre lo fanno, sono di qualità, altri percorsi sono meno, insomma, meno ovvi, per cui questo è importante, insomma. Ottimo.